Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di... Questa è una giornata dedicata alle box piuttosto che ai calendari dell'avvento. Allora, voi sapete che comunque io ho l'abbonamento alla Beauty Box di Look Fantastic, però è da tempo che comunque cercavo un'altra Beauty Box che comunque mi piacesse e mi coinvolgesse. Allora, mi trovo abbonata a quest'altra Beauty Box che si chiama Glossy Box. Diciamo un po' per caso, perché ho visto il calendario dell'avvento di questo brand, mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho ordinato. Sull'acquisto del calendario, abbonandosi alla box, si aveva uno sconto di 35 euro, se non erro. La box mensilmente costa 15 euro. Quindi ho detto, ora la ordino, vediamo com'è, anche perché l'opportunità di ricevere un prodotto della Huda Beauty in regalo con l'abbonamento alla box, quindi l'ho presa. Ovviamente poi vi farò vedere anche il calendario dell'avvento, che trovo stupendo, e vi faccio vedere la box. In realtà io ho letto che comunque questo brand esiste anche in Italia, infatti c'è un sito che dopo vi lascerò il link sotto nell'info box, dove indica appunto che Glossy Box fornisce anche in Italia. Io non sono stata in grado di trovare il sito italiano, vi dico la verità, però mi ci sono abbonata lo stesso, anche per provarla, per farvela vedere, per vedere i prodotti contenuti all'interno. E niente, quindi l'ho presa, poi fatemi sapere voi in realtà se esiste in Italia, se non esiste, è la miglior cosa, perché io vi ripeto, non sono riuscita a trovarla. Comunque mi è arrivata nella scatola così, quindi anche la scatola esterna è decorata, troviamo il nome appunto Glossy Box. E poi all'interno si presenta in questo modo. Allora, io credo che questa box comunque già esternamente sia molto molto elegante. Ci sono tantissimi buoni che mi sono arrivati, di sconti e roba varia. C'è anche uno sconto di 5 euro sui prodotti della Rituals. Voi sapete la mia mania per i prodotti della Rituals. E questa è la box. Allora, vado ad aprirla, vediamo cosa è contenuto all'interno. E già, è elegantissima. Dio, c'è un profumo pazzesco qui all'interno. Comunque, guardate quanto elegante. C'è sempre la brochure. Io non l'ho ancora aperta, non l'ho guardata proprio perché volevo aprirla insieme a voi. Allora, c'è la brochure. È un magazine che comunque ci dice i prodotti contenuti all'interno della box, come anche la box di Look Fantastic. Non mi sembra ci sia un nome, sì, c'è Crème de la Crème Edition, si chiama, eccolo qui il nome. Adesso vado ad aprirla. Vediamo, allora c'è il fiocchetto che, perdonatemi, ma non vado a sgualcirlo perché io sono una maniaca dei fiocchetti e di roba varia, ho un sacco di manie in pratica. Qui c'è il sigillo, vado a rimuovere il sigillo senza strappare la carta ovviamente. E questo è il calendario, bellissimo. Ah, c'è anche un'offerta, allora 1,95 euro abbonandosi appunto alla box, 2 a 150 euro e acquistandone 3 vengono 200 euro. Vabbè, ma questo magari ve ne parlerò più in là quando vi farò vedere anche il calendario dell'avvento. Oddio ragazzi, che meraviglia che c'è qui dentro. Guardate qui, questi sono... erano i prodotti. Allora, mantengo, questi sono i prodotti contenuti all'interno. Io ho letto che ne dovrebbero essere 5. Innanzitutto voglio vedere il regalo, eccolo qua. Liquid Matte della Huda Beauty. Mi è arrivato questo in regalo. Nella colorazione Girl Friend. È una bella colorazione, mi sa. È un bel marroncino. Sì, è un marroncino nude. Eccolo qui, bello, già solo per questo comunque.
Allora, andiamo a vedere i prodotti che sono contenuti all'interno di questa box. Allora, vi dicevo, vi voglio dire un po', vi faccio sapere gli abbonamenti in pratica, però devo andare a leggerli perché non me li ricordo onestamente, perché ve l'ho detto, mi ci trovo abbonata per puro caso. Allora, ecco qui li ho trovati. Abbonandosi per un mese 15 euro costa la box. Se ci abboniamo per 3 mesi costa 43,50 euro, quindi se noi facciamo il calcolo 15, 30, 45 si risparmia 1,50 euro. Se ci abboniamo per 6 mesi costa 81 euro anziché 90, quindi si risparmiano 9 euro. E invece se ci abboniamo per 12 mesi anziché 180 euro andiamo a pagare 150 euro. Diciamo che funziona un po' come la Look Fantastic, nel senso che il rinnovo dell'abbonamento è automatico, quindi dovete ricordarvi di disdire l'abbonamento, se no continueranno ad arrivarvi le box e via discorrendo. Comunque, se vi interessa poi me lo fate sapere e io mi informo meglio e vi faccio sapere le cose più nel dettaglio. Allora, adesso andiamo a vedere ciò che è contenuto all'interno. E a primo acchito devo dire il vero che questa box mi piace tantissimo. Allora, il primo prodotto che troviamo, magari vado a vedere i prezzi sulla brochure perché qui me li porta proprio in euro. Questo è un prodotto della Naturebox ed è una crema per le mani all'olio di avocado. Vi assicuro che ha una profumazione spettacolare, già da fuori si sente. È una versione da 75 ml ed ha un costo di 2,79 euro. Comunque, questo è un marchio che produce prodotti al 100% vegan, senza parabeni, senza siliconi, e io sto utilizzando lo shampoo di questo marchio, mi sto trovando veramente molto molto bene, cioè lascia i capelli veramente lucidi, puliti, morbidi, idratati, quindi ritengo sia un'ottima marca. Andremo a provare anche la crema. Poi troviamo questo prodotto della John Frieda, è un prodotto per capelli ed è un conditioner che serve per i capelli fini, comunque per i capelli comunque rovinati, contiene aloe, si applica sui capelli bagnati e poi va risciacquato. Questa è una versione da 50 ml, la versione originale da 250 ml costa 6,99 euro. Quindi diciamo che questo vale su 1,80 euro più o meno, diciamo così. Sempre dello stesso marchio invece troviamo anche lo shampoo, quindi sempre con aloe, ha una profumazione stupenda, sia lo shampoo che il conditioner, sapete come mi catturano le profumazioni. Vabbè, questo va applicato ovviamente sui capelli bagnati e poi risciacquato, è uno shampoo, è normale che si utilizzi in questo modo. È sempre una versione da 50 ml e la versione grande ha sempre lo stesso costo. Poi troviamo questo prodotto che, senza conoscerlo, io lo amo già perché è della Rituals ed è un profumo per la casa. Questo ha una profumazione di arance dolci e legno di cedro. Comunque è una versione da 50 ml, la versione da 50 ml, un attimo che vado a vedere, costa 5 euro, quindi questa versione costa 5 euro, invece la versione da 500 ml, la versione originale, costa 25,90 euro. Ora io comunque l'ho visto online in varie profumazioni, non so in realtà se ce ne siano solo due, qui ne fa vedere due, o era la possibilità di trovarlo in due profumazioni nella box, non lo so perché vi ripeto, non so ancora come funziona perfettamente questa box, però questo devo dire che voglio provarlo, quindi vado a sputarlo. Oddio, mi sono fatta la doccia, bellissima la profumazione, molto molto bella, e quindi proviamo anche un nuovo prodotto. Poi ancora troviamo questo contorno occhi di Judith Williams. Ho aspettato tanto di trovare un contorno occhi nella box di Look Fantastic, qui invece l'ho beccato al primo colpo.
Sorrido perché chi mi segue comunque sa il discorso che ho fatto appunto sul contorno occhi di Caudalie che abbiamo trovato nella box del mese scorso. Allora, stando a quanto c'è scritto sulla scatola, ha un inci tutto verde. Non lo so, non ho controllato, però se è certificato ed attestato sarà così. Vado a vedere all'interno com'è. È un classico flacone da contorno occhi. Ed è una versione da 15 ml, questa ha un costo di 9,95 €. Vabbè, come tutti i contorno occhi comunque è antirughe e promette anche di omogenizzare il tono della pelle. Quindi va applicato mattina e sera come di solito si fa nella routine. Ovviamente il contorno occhi sapete che potete applicarlo anche nel contorno labbra, non fa mai male. Allora, poi c'è ancora, allora questo non ho capito se sono campioncini, penso di sì. Ah, questo è lo scrub allo zucchero che è uscito della L'Oreal, che ancora non ho provato e quindi mi hanno mandato gentilmente questo campioncino perché sapevano che volevo provarlo. E poi troviamo queste maschere, è una maschera, penso all'argilla, zinco. Sì, carbone nero e zinco, eccolo qui. E poi troviamo un ultimo prodotto. Allora, devo dire il vero, quest'anno sono tutti fissati con queste cose. Le ho trovati in quasi tutti i calendari che ho spacchettato fino adesso e comunque sono delle ampolle. Sono delle ampolle della Babor, queste comunque all'interno ne sono due. E sono delle ampolle di concentrati attivi che servono appunto per, vanno applicate su viso e décolleté e vabbè hanno la solito, il solito effetto idratante sono diventata pure cinese. Allora, hanno il solito effetto idratante, contengono acido ialuronico, quindi appunto servono per idratare e poi e sono anche antirughe. Scusate, ci metto un po' a leggere perché comunque è tutto in altra lingua. È un trattamento intensivo di idratazione. Allora, solamente queste costano, se non erro, 20 euro. Sì, eccole qua, le troviamo in prima pagina e costano 2, ah no, sono 7 da 2 ml. Quindi sono, ragazzi, vado ad aprirle perché sennò resto col dubbio. Quindi le apro, torno subito. Sì, eccole qui, effettivamente ne sono 7, quindi sono 7 ampolline ed hanno un valore di 20 euro, quindi diciamo che non è male, anche in questa box c'è molto guadagno. Ora non so, questo mese mi è andata così anche perché ho ricevuto, vorrei infilarle per non romperle, perché questo mese poi ho ricevuto anche il matte lipstick di Huda Beauty, quindi diciamo che mi è andata bene. E niente, quindi non so come funziona, di norma so che comunque sono contenuti 5 prodotti all'interno, effettivamente abbiamo trovato 1, 2, 3, 4, 5, 6, me ne risultano 6, a parte comunque la maschera e il campioncino, quindi sono 2, 3, 4, 5 e 6. A parte il campioncino e a parte, vabbè, questo che comunque era un omaggio per i nuovi abbonati. Niente, io devo dire il vero, a me mi è piaciuta tantissimo questa box, mi piace tanto, non so se continuerò comunque con l'abbonamento, perché poi già sono abbonata a quella della Look Fantastic e so che vi interessa tantissimo sapere sulla box, però magari se siete interessati a questi, se mi fate sapere comunque che c'è la possibilità anche di fare l'abbonamento in Italia e a voi interessa che io ve ne parli, io continuerò l'abbonamento volentieri, oppure può darsi pure che lo continuo, che comunque devo dire il vero, a me questa box mi è piaciuta un sacco, forse più di quella della Look Fantastic. Comunque vedremo poi nel tempo, magari aspetto un altro mese per vedere come va, perché può darsi che poi mi deluda pian piano, oppure no.
Comunque niente, io anche con questo video ho finito, come sempre spero di esservi stata utile, spero che il video vi sia piaciuto, al più presto vi farò il video sul calendario dell'avvento della Glossy Box, che comunque è pazzesco, è bellissimo anche esteticamente, quindi ve lo farò vedere presto, e allora ci vediamo presto con un prossimo video, io vi mando un bacio, ciao!